Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Technology e oggi parliamo di un'altra trattativa. Allora, potrebbe arrivare Pato all'Inter. Ovviamente questa è soltanto una delle tante opzioni, una delle tante cose che ha detto Pato, tra cui potrei venire all'Inter. Nel calcio non si sa mai quello che succede, appunto. Quindi ha detto questo. Io l'ho letto, ovviamente, indovinate dove? Su Facebook. Da seguire, mettere un bel mi piace alla pagina Inter, sapete, tutto meno scritto, tutto staccato, l'immagine di Shaqiri con la maglia, con la nostra seconda maglia ovviamente bianca, e il mio cuore batte nell'azzurro, che è sempre l'immagine di Shaqiri con la maglia però di Europa League, vi ricordate della esultanza in Celtic Inter 3-3 dopo il suo primo gol, diciamo. E quindi, niente, Pato ha detto questa cosa, ha detto che potrebbe venire. Io ho fatto anche un commento, diciamo in dialetto, perché non conoscesse il dialetto abruzzese, dicendo, se non mi ricordo bene, comunque, lo trovo ovviamente in italiano, che è un bidone, ovvero un cesso, perché Pato, cioè io non vedo perché debba venire una società già in crisi, non economica, ma insomma, quando io che non facevo schifo, si sa ragazzi, bisogna dirlo, e perché debba venire proprio Pato? Poi ho letto, Dybala sarà il tormentone estivo. Ok, Dybala, ma le porte aperte, ma per come si chiama? Pato, porte chiuse, cioè, ovviamente, cioè, fare uno scambio campagnaro Pato non mi dispiacerebbe proprio, però, cioè, sarebbe veramente una stranomina. Che ci serve Pato? Cioè, non serve a niente. Quindi, niente, soltanto questa cosa volevo dirvi che per me sarebbe un acquisto inutile. Per il resto c'è un'altra notizia che Lavezzi potrebbe venire all'Inter, il PSG vuole Guarin, ma l'Inter propone Hernanes. Penso che sia una cazzata totale. Come fa a venirvi in mente di vendere il Jaguaro o il Profeta? Allora, forse non vi ricordate che, ve lo ricordo io, che noi abbiamo in difesa un terzino di nome Ugo Armando, di cognome Campagnaro, che non serve a niente, è un giocatore inutile, che può giocare nelle squadre come il Parma, qualcosa può fare, senza offesa ovviamente per il Parma. Ma, cioè, non dico che sia inutile, cioè, per esempio, Mazzarri, anche se è un allenatore, io dico, non può, Mazzarri non può né allenare il Parma, né il Chieti, non li porterebbe neanche in terza posizione, non li porterebbe neanche in quinta posizione, in settima posizione, in ultima posizione, cioè in ultima sì, però con punti, cioè non è che dici sto ultimo, la penultima ha un punto più di me, cioè stai ultimo con un punto e la penultima ne te 21. Quindi Mazzarri è inutile, Campagnaro essendo giocatore non è ovviamente inutile, però all'Inter è inutile, al Milan sarebbe inutile, alla Rube sarebbe inutile, può servire al Catania, al Cagliari forse, al Cesena non credo nemmeno, al Parma, all'Empoli no, quindi un giocatore che può giocare così, Cittadella, Francavilla, L'Aquila, Pescara, forse pure Pescara, non a Lanciano. Al Prato, non al Chieti, al Chieri forse, al Tollo, non al Bucchianico, perché c'è cioè, un Bucchianico, quando se li pinuccia sta così, Bucchianico è più un leggenda di noi interisti incazzati. Quindi ragazzi, per oggi ho concluso e niente, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo ovviamente nei miei prossimi video e forza Inter per sempre. Nel bene o nel male.